Ciao ragazzi, oggi saliamo a bordo dell'Audi R8 GT, non solo un modellino come vedete con caratteristiche estetiche e veramente grandi finiture, ma soprattutto, eccolo qui dove sei, un radiocomando esatto della Reeltoys e quindi la possiamo telecomandare, che poi è anche la macchina di Iron Man, anche nell'ultimo di tutti, poi nelle sue evoluzioni di tutti i film e anche ovviamente dell'ultimo Avengers Age of Ultron. Ma prima di vederla in azione, sigla! Eccola qua in azione, qua sono con la mia GoPro perché in effetti ho fatto anche fatica a starle dietro. È veloce, dopo vediamo anche le prove di velocità, reattiva, ovviamente vedete molto ribassata, sportiva, ruote lisce eccetera. Non possiamo pensare che vada a correre anche sull'erba e sulla terra, ovviamente non avrebbe più che rovinarsi, non avrebbe proprio presa. Massimo divertimento invece su superficie lisce, sono andato ad esempio qua su un campetto da calcio, il risultato è stato ottimo. Le gomme hanno un'ottima tenuta perché sono proprio gommate, delle gomme vere e proprie. E poi vedete com'è facile fare anche questi 180, molto divertenti e molto precisi, andando semplicemente avanti tutta e dopo indietro tutta. Ho provato anche a fare, come vedete, all'inizio con scarso successo, ma poi sono migliorato, ok? Perché vedete, ecco, ho fatto questo dettaglio con la GoPro per mostrarvi la precisione anche di rotazione delle gomme. Vedete lo sterzo, poi ecco un po' di mano e ci sono effettivamente riuscito, ok? Adesso usciamo dall'ottica GoPro e torniamo dall'ottica mia della Reflex per mostrarvi proprio i dettagli dell'auto, cerchioni eccetera, e vediamo un attimo la performance proprio di velocità. Ho fatto il test da 0 a 10 metri, ok, per vedere quanti secondi ci mette, cronometrando con il mio iPhone, e diciamo siamo sui 5 secondi come tempo, come accelerazione. Torniamo a vedere la prova dei bicchieri che ho fatto, vedete ecco il 180, ed ecco destra, sinistra, destra, sinistra. Ok, e poi rientro alla base. Come vedete fila via veramente molto molto bene. Anzi, addirittura io ho avuto poi dei problemi, e poi qualche errore ci può stare, ho avuto dei problemi addirittura a farla andare in casa, perché è veramente molto veloce, ha bisogno di spazio, e quindi devo dire che il meglio di sé lo dà all'esterno, proprio su superficie molto 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 liscia. Vedete i dettagli fantastici, logo Audi, fanali, scritta e quant'altro, disponibile da parte di Reeltoys, che di cui questa è una serie esclusiva, con ovviamente licenza ufficiale Audi, e in due colorazioni, rossa e nera. Per l'alimentazione 6 batterie, 2 per il AA, 2 per il radiocomando e 4 per l'auto in sé. Durata ottima. Io è 6-7 ore che la sto utilizzando alla grande per fare il filmato e devo dire corre come il primo minuto. Qua sotto le regolazioni, ovviamente il classico tasto on off rettangolare della macchina radiocomandata, e andiamo un attimo a vedere, ecco qua vedete appunto la precisione della ghiera, del logo e così via. Sembra veramente uno di quei modellini che metti a scaffale, solo che il bello è che si muove, quindi radiocomandato. Antenna che ovviamente arriva staccata, bisogna avvitarla semplicemente, flessibile in modo che anche non si rompa, si accende in questo modo, avanti, su e giù, avanti e indietro, scusate, su e giù, destra e sinistra. Qua sotto la andiamo ad accendere ed ecco vediamo anche i fari LED, veramente molto molto belli, si accendono non d'improvviso, hanno questo tempo leggero di lenta accensione che li rende ancora, devo dire, più stillosi. Mi sono divertito anche andare in giro di sera per casa, veramente molto bello. Ecco, avete visto per dei cerchi e anche dei freni, veramente stupenda, una macchinina da tenere sullo scaffale ma anche da far correre in pista. È disponibile in diverse scale, 14, 18 o anche 24. Per informazioni come sempre sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video un mi piace, a presto, ciao ciao, iscrivetevi, Davide.